Radio Radicale, siamo con Giulio Centemero della Lega per parlare del secondo tempo della crisi delle borse internazionali. Prima, a seguito della crisi della Silicon Valley Bank, che è stata seguita anche dalle difficoltà della First Republic Bank. Dalla crisi delle banche regionali poi sembravamo in qualche modo, stavamo per prendere le borse internazionali, stavano per prendere una boccata di ossigeno, quando oggi intorno a mezzogiorno è arrivata la notizia della crisi già nota del Credit Suisse, che si è portato dietro il no degli azionisti di maggioranza della Saudi Arabia Bank, che hanno fatto sapere che non avrebbero, diciamo, ricapitalizzato la banca. Allora, quando queste crisi si manifestano, è importante che i governi, le banche centrali o gli azionisti rassicurino i mercati. Questa volta non è successo e la picchiata, cioè diciamo, la caduta è stata più dura, lo stiamo vedendo. Allora, io mi scuso per questa lunghezza, che cosa significa? Cosa significa? Sostanzialmente siamo entrati in un ciclo di difficoltà, nel senso che, allora, prima di tutto è scoppiata la crisi di Silicon Valley Bank insieme alle altre due banche americane, Signature Bank e precedentemente un'altra banca regionale americana. Ok, Che perché? siano regionali non significa che siano piccole, regionali per il mercato americano. Regionali per il mercato americano, se confrontiamo gli asset di Silicon Valley Bank, arriviamo a livelli paragonabili quasi a UniCredit Intesa sostanzialmente, no? Quindi sostanzialmente cosa è successo? C'è stata questa crisi, da cosa è stata scatenata? Paradossalmente quella che è considerata la banca delle startup, che in realtà è la depositaria delle startup, cioè nel momento in cui i venture capital, cioè i fondi di investimento che investono in quelle fasi, nelle fasi della crescita, nelle fasi di startup delle aziende, finanziavano i loro target, cioè le startup stesse, queste depositavano i soldi sulla SVB. Ok, la banca per ottenere dei ricavi, degli interessi, che cosa ha fatto? Ha fatto delle operazioni di tesoreria. In particolare non ha investito sull'azionario come tutti ci aspetteremmo dalla banca delle startup, ma ha investito sull'obbligazionario. Ok. Dopodiché, nel momento in cui i depositari, alcuni dei depositari, avevano bisogno di liquidità, cosa che è molto comune soprattutto per le aziende tecnologiche, cioè o le aziende che operano nel biotech o altri tipi di aziende che hanno tanta ricerca e sviluppo, perché? Perché prima di ottenere un ricavo, la ricerca e sviluppo richiede tanto investimento e per questo i fondi finanziano le startup e anche fisiologicamente le startup sono in perdita per i primi anni di esercizio. Quindi i depositari hanno chiesto liquidità, per ottenere liquidità sostanzialmente, sto semplificando molto, per ottenere liquidità sostanzialmente SVB ha ceduto un portfolio di obbligazioni. Da questa cessione è derivata una perdita di 1,8 miliardi di dollari. Ok. La notizia di questa perdita ha suscitato il panico. Ok. In finanza si parla di panic selling, sarebbe dire si vendono le azioni rispetto a delle asset class di cui non ci si fida più. Ok, in preda al panico. In questo caso c'è stata una fase precedente, il panic withdrawing, sarebbe dire la gente è andata agli sportelli e ha ritirato i propri depositi che va su SVB, e da lì è suscitata la crisi. La Fed è intervenuta prontamente, devo dire la verità. È intervenuta prontamente Anche il presidente degli Stati Uniti. il presidente degli Stati Uniti e anche primo ministro britannico, che ha fatto un bellissimo post su LinkedIn dicendo, cosa che io condivido sostanzialmente, ed è stata la mia dichiarazione di ieri, non facciamoci le idee sbagliate, investire sull'innovazione e sull'economia reale è sempre un buon investimento, non pensiamo che questa crisi derivi da
da questo tipo di attività, anzi deriva da un'attività molto tradizionale che è l'acquisto di un portafoglio, e la cessione di un portafoglio obbligazionario. Ok, da lì però è partito un rally negativo su tutti i titoli bancari, anche in Europa. A livello di comunicazione, lo dico a un giornalista, se confrontiamo le dichiarazioni che si erano viste in Europa nel 2007, crisi subprime, con le dichiarazioni che si sono viste da parte dei regolatori e di altri soggetti, oggi, con la crisi di SVB in Europa, sono uguali, sono identiche, sono molto simili, quindi io mi sto molto preoccupando su quello che sta avvenendo. Abbiamo visto i titoli bancari che avevano fatto un rally positivo negli scorsi mesi perdere significativamente. Se poi andiamo a vedere quello che hanno perso le banche minori, che ne so, il Limiti o questo tipo di banche, insomma, io sono un po' preoccupato da questo punto di vista, nonostante la situazione di tassi che in realtà può premiare una tipologia di attività bancaria. Però di fronte a questa caduta di titoli bancari, Credit Suisse, che già era in difficoltà, ha visto una caduta verticale. La notizia erano note le difficoltà di Credit Suisse? Erano assolutamente note, tanto che lo stesso istituto stava cambiando anche un po' il suo business plan, ok, andando molto di più sul wealth management rispetto all'investment banking. La perdita del titolo doveva comportare una ricapitalizzazione. I sauditi hanno detto non ci stiamo e quindi la ricapitalizzazione non avverrà, e questo effetto, e questo è il colpo di scena, è stato il colpo di scena, e questo è stato un po' un colpo di scena certamente. Ora vedremo come andrà a finire. Il management di Credit Suisse sta tentando di calmare le acque e spero che il regolatore intervenga. E che intende lei per regolatore? La banca centrale svizzera? La banca centrale, le banche centrali di riferimento, per esempio SVB aveva una filiale nel Regno Unito, intervenuta la Bank of England. Okay. Ok. E io vedo la BCE un po' troppo statica in questa fase, cioè certo. Vorrei vedere una BCE un po' più dinamica. Ecco, allora, lei è riuscito a capire il comportamento della Lagarde, che di fronte a una cosa di questo genere dorme e si preoccupa di annunciare un mese prima quello che farà sui tassi un mese dopo. Allora, questo è un comportamento coerente, diciamo, di una che è stata anche la responsabile del Fondo Monetario Internazionale? Più che di un comportamento coerente o incoerente, è un comportamento che non tiene conto di quanto vada veloce il mondo, no? Nel giro di pochi anni ci siamo trovati di fronte a un grosso cigno nero che è stata la pandemia. Dalla pandemia sono generati altri piccoli cigni neri, diciamo, chiamiamoli anatroccoli neri, no? Per esempio tutte le guerre che stiamo vedendo prima nel Caucaso, che sono state nient'altro che il preparativo dell'invasione verso l'Ucraina, no? Ora la destabilizzazione della Repubblica di Moldova, stiamo vedendo tutti questi movimenti. È ovvio che si sarebbero riverberati anche in termini finanziari, e annunciare quello che si farà sui tassi tra un mese a me sembra inopportuno, comunque non tiene conto delle tempistiche che abbiamo ai giorni nostri, e secondo me un minimo di revisione, almeno un minimo di revisione sui tassi, sull'idea che si è fatta la regola sui tassi, va assolutamente effettuata. Senta, perché il Credit Suisse ha questa fama di banca un po' pazza, e soprattutto chi è che investe nel Credit Suisse? Perché queste sono banche dove investono da tutto il mondo, e se una banca di questo genere si trova, scusi il termine, con il sedere per terra, allora il tema è che Credit Suisse sta andando molto sul wealth management, no? Rispetto all'investment banking, quindi si basa molto sulla fiducia che hanno le persone. Ok, in una situazione di panico e di non fiducia dei consumatori, ecco che una tipologia di banca di questo tipo che si basa sul wealth management rischia veramente, perché tutto si fonda sulla fiducia del consulente finanziario nei confronti del proprio cliente.
E in questo caso, se viene meno la fiducia, se viene meno la fiducia in generale sul sistema bancario, è un problema. Quindi, secondo me, che cosa dovrebbe avvenire in questa fase? Allora, di sicuro i regolatori, e faccio riferimento anche all'Italia, dovrebbero sensibilizzare le banche per fare il loro mestiere principale, che è finanziare le imprese, ok? E le famiglie. Quindi andare anche un po' più sull'azionario e sull'azionario nazionale rispetto magari all'obbligazionario. Va benissimo comprare i titoli di Stato, è una cosa eccellente e ci serve per il nostro debito pubblico. Sul resto delle obbligazioni, personalmente modererei un po' l'investimento per andare molto di più sull'azionario. In questo momento ce n'è bisogno, ok? Magari prendendosi qualche rischio in più, ma quello è il mestiere di chi fa finanza. Perché poi alla fine, se ci si concentra su delle asset class, l'abbiamo visto con SVB, paradossalmente SVB, la cosiddetta banca delle startup, è inciampata su un investimento che non ha nulla a che vedere con le startup. C'è un pericolo da noi? Se domani si sparge la voce di una banca italiana, che succede? Il pericolo da noi, i titoli hanno già perso, quindi i rischi sono concreti e sono lì da vedere. È chiaro che il regolatore, BCE e Banca d'Italia, devono prestare la dovuta attenzione, e nel futuro risico bancario è presente perché ci sono grandi movimenti. Dobbiamo puntare a rendere più robuste quelle banche che potrebbero essere vittima di un eventuale contagio, e quelle banche invece, e questo parlo in termini più generali, più a medio termine, che potrebbero essere acquisite da grossi gruppi bancari esteri. Va bene, finisce tutto nel giro di una settimana o... Io non ho la sfera di cristallo, dico però che secondo me, se da un lato capisco che si voglia non suscitare il panico, dall'altro, a mio avviso, va prestata molta più attenzione a quello che sta avvenendo di non quanta ne stiamo ponendo in questo momento. Chiarissimo, grazie a Giulio Centemero della Lega, con quale abbiamo parlato del tonfo del Credit Suisse che si sta trasformando nel tonfo un po' di tutti. Grazie.